Sempre live dal Future Channel con Camera di Commercio e Rete 7, sono venuti a trovarci, quindi proprio a casa. Barbara Barazza, buona giornata Barbara, benvenuta al salone. Responsabile settore studi e statistica di Camera di Commercio con la tua collega Alberta Coccimiglio. Buona giornata. Buongiorno. E buon salone anche a te Alberta. Buongiorno. Addetta del settore studi e statistica insieme sotto la supervisione di Barbara. Avete appena partecipato state per partecipare, inizia tra poco, quindi c'ho i minuti contati, quindi vi rubiamo un po' di tempo prima dell'incontro. Incontro qua al Book Club, animato ovviamente da Camera di Commercio. La dimensione economica dell'editoria, i numeri della filiera in Italia e in Piemonte. Cosa andremo ad approfondire? Parto io, andremo ad approfondire un po' la morfologia della filiera, cioè quando parliamo di filiera editoriale, quale imprese partecipano, quindi che dimensione abbiamo da un punto di vista quantitativo, ma anche in termini di caratteristiche, qual è il profilo di questa filiera, che è una filiera che da un punto di vista imprenditoriale, perché poi noi non riusciamo ad intercettare tutti i profili e le professioni che vi appartengono, però si sviluppa. È davvero una filiera grandissima, perché va dalla produzione della carta, alla creazione dei contenuti, all'ICT, al web, al social, alla stampa, cioè è una filiera, immagino, immensa. Immensa e in continuo cambiamento, perché quella che prevalentemente era una filiera fatta per la produzione del libro su carta, oggi si sta diversificando enormemente, quindi si frantumando in mille una professione e canale. E geograficamente dove si sviluppa maggiormente questa filiera? Io non credo che in Val Chiusella, adesso tu magari correggimi che sei più vicino, ci sono dei poli. Immagino Torino, però non solo magari. A dire il vero, poi la parte ad esempio più manifatturiera, quindi carta e stampa, si sviluppano prevalentemente intorno a Torino città. Poi ovvio che se parliamo di case editoriali, se parliamo di librerie, ci concentriamo prevalentemente nei centri urbani e Torino città la fa un po' da padrone, però tutta la provincia contribuisce. Qual è il profilo medio di questa tipologia di impresa e di azienda? Rientriamo dentro le cosiddette PMI del tessuto economico italiano? Siamo forse addirittura un po' sotto, nel senso che in media il 90% delle imprese sono addirittura micro, quindi stanno al di sotto dei 10 addetti, quindi è una dimensione molto piccola. È ovvio che se poi parliamo di cartiere il numero cresce, stiamo facendo un po' una media del pollo, però in questa media comunque sta quella che è la rappresentazione del tessuto imprenditoriale in generale e poi di quello che rappresenta la filiera editoriale, che è un tessuto fatto da piccole imprese. Barbara, dovessimo dare uno sguardo più in generale a questa filiera economica, dall'analisi dei dati, quali elementi ti pare importante sottolineare? E dobbiamo essere fiduciosi? Allora, i dati quest'anno evidenziano un leggero arretramento della filiera complessivamente considerata, perché mi sembra che la consistenza diminuisca di circa un 3%, quindi un dato che insomma fa pensare che c'è a volte anche una riorganizzazione comunque di un settore come può essere quello dell'editoria. Ci sono dei dati però interessanti che presentiamo quest'oggi relativi all'indagine statistica Excelsior, quella sui fabbisogni occupazionali, professionali espressi dalle imprese. Quindi le imprese vengono interrogate mensilmente con un'indagine continua molto importante condotta da Unioncamere Italiana, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appunto sulle previsioni occupazionali. Questa indagine mensile continua e oggi presentiamo alcuni dati relativi proprio alla mappatura delle professioni collegate al mondo dell'editoria. Allora è interessante comunque, adesso abbiamo degli ultimi dati sull'occupazione complessiva nel nostro territorio, c'è una dinamica comunque di crescita, ovvero maggiori entrate che le imprese immaginano di effettuare, quindi un fabbisogno professionale crescente credo che possa valere anche per la filiera dell'editoria. In questa riorganizzazione della filiera ci sono tipologie di imprese e di professioni che si stanno, tra virgolette, spostando in numero di peso e di importanza?
sicuramente tutto il mondo del digitale è in continuo sviluppo, lo vediamo guardando alle professioni richieste, come ci sono delle professioni dove le competenze digitali vengono chieste. C'è un'evoluzione, e questo che è molto interessante, anche vedere delle competenze che cambiano. Ci sono delle professioni legate all'editoria dove sempre più c'è una richiesta di competenze anche green, quindi un'attitudine anche al risparmio energetico, a un'attenzione per l'ambiente. Quindi ogni professione comunque si porta con sé anche questi cambiamenti che stanno intervenendo nel tessuto imprenditoriale complessivo, quindi un orientamento sempre maggiore verso la digitalizzazione e anche un'attitudine in generale al risparmio energetico, all'ambiente. E come Camera di Commercio, come settore studi e statistiche, fate anche un confronto, un benchmark con altri poli di altre regioni per vedere quali sono i movimenti non solo in generale ma anche di un polo rispetto all'altro? Sicuramente sì, il nostro diciamo che noi normalmente ci confrontiamo col dato piemontese, perché quindi cerchiamo di capire sempre il peso del nostro territorio rispetto al dato regionale e chiaramente rispetto al contesto italiano. Oggi verranno presentati dei dati che partono proprio da un inquadramento della filiera italiana. E poi di volta in volta, adesso non nel caso della filiera editoriale, ma sicuramente c'è un confronto anche a volte con territori, nelle nostre analisi, con territori che hanno certe caratteristiche. Quando parliamo di componentistica automotive, certo, allora ci confrontiamo chiaramente con dei distretti, con dei territori. E dentro questa big picture, dentro questa figura più grande, no, della filiera dell'editoria italiana, a questo punto lo stato di salute della parte piemontese, i dati che cosa ci raccontano? I dati raccontano da un punto di vista quantitativo un lieve decremento che è stato continuo nell'ultimo decennio, però è appunto affiancato da un cambiamento del profilo, quindi si tratta ad esempio di tutta una componente più tradizionale che cala, ma tutta una parte connessa al digitale, alla grafica, al web, che invece sta incrementando in maniera importante. Quindi è come se ci fossero due tasselli un po' che vanno a compensarsi uno con l'altro, come dei vasi comunicanti, per cui è una filiera in importante trasformazione, tant'è che appunto lo stesso Istat, che ogni anno realizzava fino all'anno scorso l'indagine sulla produzione libraria, proprio per questi motivi di cambiamento, di evoluzione, ha deciso di far diventare l'indagine un'indagine triennale per dare il tempo a questa filiera di sedimentarsi e di poterla studiare più correttamente. Per trovare gli indici corretti. Esatto. Vi lasciamo andare all'incontro perché siamo a breve. Un'ultima curiosità. Sono importanti questi momenti pubblici di racconto dei dati, molti di noi riceviamo anche le varie conferenze stampe dell'Istat che tu citavi, in cui è davvero importante riuscire a leggere quel particolare fenomeno. Vi chiedo se a Camera arrivano anche gli imprenditori a chiedervi, ma senti, ufficio dati e statistica, ma mi dici i numeri del mio settore, mi dici dove sto sbagliando e dove posso andare? Ho semplificato. Assolutamente sì, noi siamo al servizio innanzitutto del sistema imprenditoriale del nostro territorio. Molti imprenditori ci chiedono informazioni su dei settori di attività, quindi facciamo delle piccole analisi di mercato a seconda appunto delle richieste che pervengono. Assolutamente sì, siamo al servizio sia del sistema imprenditoriale sia chiaramente di tutti gli altri stakeholder, attori del territorio, degli studenti, di chi fa ricerca, per fornire dati. Questo senz'altro. Grazie di cuore Barbara, grazie Alberta, vi lasciamo al vostro incontro, buon Salone del Libro.